Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! In tantissimi quest'ultimo periodo, ovviamente da quando ho preso Bicio ad oggi, quindi da un anno a questa parte, mi avete detto che bello, voglio anch'io un gatto, perché vedo che ti fa un sacco di compagnia, perché bello, com'è avere un gatto? È più impegnativo avere un cane, un gatto o un criceto? Insomma, ho accumulato un po' di queste domande che mi avete fatto negli ultimi mesi e tac! Ecco la guida sulle 10 cose da sapere sui gatti. Alla numero 1, c'è chi dice ancora che i gatti hanno meno bisogno di attenzioni dei cani. Cazzata, è una grossissima stupidaggine, perché il gatto, come il cane, ha bisogno di cure mediche, vaccinazioni, cibo, igiene, compagnia, tante tante attenzioni. Tutti i giorni dovete pulire la sua lettiera. Tutti i giorni deve mangiare, quindi dovete svegliarvi quando decide lui e dargli il patè. Deve sempre avere dei croccantini a disposizione. Io vi consiglio il dispenser, che è questo, e c'è ancora sotto il prezzo, costava 20 euro. Il gatto ha bisogno delle cure mediche. I vaccini, fortunatamente, se non sbaglio, vengono fatti soltanto 2-3 volte all'inizio. Il gatto domestico deve assolutamente essere castrato o sterilizzato, perché sennò dovete sapere, se dovesse andare in calore o se il vostro amicetto dovesse sentire una gattina in calore, la vostra casa potrebbe diventare un set di un film pornografico con Rocco Siffredi. Il gatto potrebbe tranquillamente ritinteggiarvi le pareti, per non parlare poi del fatto che tutte le notti inizierebbe a miagolare, come se lo stessero sopprimendo con una pressa idraulica. Ovviamente dovete andare a comprare il patè. Io fortunatamente ne faccio molto spesso la scorta, quindi per un paio di mesi sono a posto. Mi raccomando, se il gatto è sterilizzato, comprate sempre quelli per gatti sterilizzati. Il gatto deve sempre avere la lettiera pulita. E soprattutto, se al gattino non piace la sabbietta comprata da voi a 25 euro, dorata, che gli fa profumare anche l'alito, va attaccata al cazzo, la buttate e ne comprate assolutamente un'altra che possa andare bene con il vostro principino. Se no, vi caga fuori. E non è bello svegliarsi nel cuore della notte per una gran puzza di merda, andare in bagno e schiacciarla con il piede. Altra cosa fondamentale, se partite, una cosa che mi ha consigliato la veterinaria è quello di trovare qualcuno che venga a casa vostra quando non ci siete e non di spostarlo da altre parti, perché la vostra casa, quella dove il gatto passa più tempo, è la sua dimora, quindi è come se voi ogni volta andaste da un'altra parte in una casa che non sentite assolutamente vostra. Io per esempio, quando non ci sono, ho la donna delle pulizie che viene qui una volta al giorno, gli dà da mangiare, lo coccola, pulisce la lettiera e il gatto sta a posto fino al giorno dopo. Attenzione però, attenzione, il gatto non ha soltanto bisogno di queste cose. Il gatto ha anche bisogno di attenzioni, di coccole, quindi se state via per troppo tempo, in quel caso potete lasciarlo a qualcuno in un'altra dimora. Punto 2. I gatti sono animali puliti e profumati. Avete mai pulito la lettiera di un gatto? Avete mai sentito l'odore del patè e dei croccantini? Ma soprattutto pensate che il gatto, con una semplice leccatina quotidiana, con quella linguetta tutta ruvida, spugnosa, possa pulir via tutte le schifezze che magari gli restano addosso durante il giorno, gli odori? No, è come se voi tutti i giorni vi lavaste con una spugna umida dal lato verde. C'è da dire però che i gatti che stanno in casa e che non escono sono ovviamente più puliti di quelli che lasciate in giro per tutte le vallate del mondo. 3. I gatti sono animali agili e silenziosi. O il mio gatto ha problemi con la modalità silenziosa o con la modalità ninja, o non ci vede bene o ha problemi con le altezze, perché ogni volta che inizia a correre sembra un toro scatenato alla festa di San Firmino a Pamplona. 4. I gatti hanno paura dei cetrioli. Si è posseduto da un cane? Che ho detto? 5. I gatti sono animali intelligenti. Thank you.
6. Sapevate che i gatti danno i baci in wifi? Quando li vedete fare tipo... significa che vi stanno mandando dei baci. Ovviamente non ho un video dove vi faccio vedere il gatto che mi manda i baci, perché non me li mandi mai i baci, vero? 7. I gatti soffrono la nostra lontananza. Ebbene sì, la leggenda sull'indipendenza dei gatti, che non si affezionano alle persone ma soltanto al luogo, non è assolutamente vera. Bicio infatti purtroppo qualche mese fa, quando lavoravo a Piccoli Giganti e a Kudos, gli era venuta praticamente un'infezione dovuta allo stress per il fatto che stava da solo 5 giorni a settimana, perché io purtroppo ero fuori e non ero ancora organizzatissimo con il micetto. Numero 8. I gatti sono animali notturni. Sì. Tre di notte, ragazzi. Ecco, vi faccio vedere quello che succede ogni cazzo di notte. Stai a far bicio? Sei normale, zio? Bicio è tardi. Dove vai? 9. Vi siete mai chiesti perché i gatti ogni tanto sembra che facciano il pane? Non è molto piacevole alle 8 del mattino sentirsi delle unghiette che vi trafiggono la trachea. Ma lo fanno con amore. Questa cosa non significa che i vostri gatti nella vita passata avevano un forno a Campo dei Fiori dove facevano il pane alle 4 del mattino. Ma è un gesto che fanno durante l'allattamento. Quindi il gatto, per quanto adulto possa essere, si sta relazionando a voi come se foste sua madre. Per concludere, alla numero 10, una domanda che vi fa impazzire e che molto spesso, secondo me, vi frena nel prendere un gatto. Ovviamente i gatti, come le persone, hanno le personalità. Ci sono i gatti stronzi, ci sono i gatti pigri, ci sono i gatti ciccioni, ma forse sono un po' tutti quanti. Ci sono i gatti aggressivi, ci sono i gatti simpatici, ci sono dei gatti che si sentono dei cani, ci sono dei cani che si sentono delle persone, no. Insomma, dipende dalle personalità. Io, fortunatamente, con il buon Bicio non ho mai avuto questi problemi, forse perché appena entrato dentro casa aveva già a sua disposizione il tiragraffi, che è questo. Se non volete che il vostro divano diventi in queste condizioni, comprategli un tiragraffi. Da gay. Quindi prima di prendere un gatto o un qualsiasi animale, pensateci bene, perché sono un impegno, sono una spesa, sono una grossa responsabilità. Hanno bisogno d'amore, di attenzioni, molte meno sicuramente di una fidanzata. Hanno bisogno di spazio. Quindi pensateci bene, non fatevi prendere dalla fregola, dalla fretta, dall'ansia di avere un animale. Avrete tempo per averli. Ovviamente l'amore che vi danno loro non ve lo dà nessun altro. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, potete tranquillamente condividerlo ovunque voi vogliate. Anzi, quando lo condividete, mi raccomando, taggate anche la vostra amica o il vostro amico gattaro come me a 20.000 like un nuovo video. Mi raccomando, prima di andare via però lasciatemi un commento qua sotto facendomi sapere di che cosa volete che io parli nel prossimo video. E ciao 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 ciao, ciao.